Salve amici di Planet TV, benvenuti in un nuovo appuntamento. Questa è la settimana della moda a Firenze, con Pitti Immagine. E tra le svariate feste che ci sono oggi per la città, noi abbiamo deciso di andare a quella della Raiful, un brand che porta in alto il nome della regione dove è nato Planet TV, la Toscana, in tutto il mondo. Sembra che ci siano molti cambiamenti per questa azienda, e allora abbiamo mandato Marco Vigiani a curiosare a Villa Cora, dove si è svolta la presentazione della nuova Raiful. Oggi a Villa Cora per Pitti c'è una rivoluzione per la Rifle, no? Si parla di futuro e il futuro è anche Giulio Fratini. Buonasera. Sicuramente. Io penso di non essere ancora il futuro, io sarò il futuro tra qualche anno, ancora studio, sono giovane, vivo a Milano, non vivo a Firenze, però Firenze e soprattutto Rifle sono un pezzo del mio cuore, e sono il mio cuore, insieme alla Fiorentina ovviamente, certo. E niente, io spero di poter in un futuro affiancare questo team fatto di persone valide, con valori e con soprattutto numeri, perché secondo me, ecco, la cosa importante è che le società sono fatte da persone, non soltanto da prodotti. Sì, e ora siamo fatti, abbiamo delle persone che possono essere in grado di rilanciare un marchio che ha fatto la storia dell'Italia. Io spero che i giovani di oggi, soprattutto quelli della mia generazione, possano riscoprire un marchio che ha una storia alle spalle, certo. Soprattutto io sarei la terza generazione. Perché poi c'era nonno. Nonno che aveva il mio stesso nome, Giulio, poi c'è Sandro, mio padre, e poi spero di esserci io. Vabbè, allora, Giulio Fratini è il futuro perché da oggi nasce la nuova Rifle e il futuro riparte proprio dal 2014 per Pitti. Giulio, manca solo che la Fiorentina vinca lo scudetto, poi siamo a posto. No, magari la Coppa dei Campioni, ancora meglio. Meglio. Grande Giulio. Alla prossima. Ciao. And our cars to the stars. I'm up all night to the sun. He's up all night to get some. I'm up all night for good fun. He's up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Jeans, ti piace il denim, il jeans? Sì, sì, moltissimo. Vedete, questa è la nuova collezione, qui siamo avanti, questa è la collezione che poi, ora la vedete così, poi la indosserete il prossimo inverno. Massimo Masi, responsabile retail, vero? No, commerciale, commerciale Italia, commerciale. Commerciale Italia per Rifle. Un rinnovamento. Qui però siamo a Pitti, stiamo presentando non soltanto un nuovo manager che rivoluzionerà in meglio naturalmente il prodotto, il marchio, il brand e tutto quello, insomma.
quello che bisogna rivoluzionare. C'è però da una presentazione anche dei nuovi capi, no? Delle prossime. Sì, noi stiamo presentando la nuova collezione, domani ci sarà anche la presentazione anche alla Forza Vendite, una nuova collezione che mantiene la linearità di quelle delle collezioni precedenti, per cui con una... Ti piace questo? Questo è molto, molto di tendenza. Tendenza? Che mantiene anche la sua forza di prezzo-qualità, per cui riusciamo a offrire un prodotto valido sul mercato attuale e con dei prezzi anche in linea con quelle sono le esigenze. Il consumatore ha sempre bisogno di avere il prezzo giusto. Sono sicuro che sarà il nostro anno. Dobbiamo assolutamente raggiungere le posizioni che ci competono e che ci sono state nel passato. Sono certo che questo accadrà. Veniamo da due anni molto difficili, due anni di sofferenza dove mi hanno messo molti dubbi se continuare o se rilanciare. Poi alla fine però il grande amore che ho sempre avuto verso questo marchio, anche il mio amore manifestato da mio figlio su questo marchio, la voglia di continuare su questa strada, mi ha assolutamente indotto a pensare di trovare qualche soluzione. È lì che chiaramente non mi è venuto in mente, ma è sempre stata una cosa, è stato un mio ceto fisso, diciamo, da quando ci siamo conosciuti qualche anno fa, mi è venuto in mente Antonio Arcara. Ci siamo conosciuti quando Antonio lavorava presso Calvin Klein, quindi una cosa per me di famiglia, quindi una cosa a cui tenevo a quel tempo. E lì quando ci siamo conosciuti, devo dire, almeno da parte mia, è nata subito una simpatia, no? un'empatia, un feeling. Memore di queste cose l'ho chiamato per sentire la disponibilità sua prima di tutto. E poi per fargli studiare la fattibilità di questo percorso insieme e se secondo lui ci potesse essere un futuro per questo marchio. Dopo qualche mese di studio mi ha trasmesso questo entusiasmo che oggi ho, perché è una persona, Antonio, che trasmette questa energia, questo entusiasmo contagioso. E quando l'ho sentito entusiasta come me di fare questo percorso insieme, allora ogni dubbio mi si è dissolto e siamo ora qui per iniziare questa strada insieme, questo percorso insieme. Penso sicuramente che ci porterà lontano e ci toglieremo quelle soddisfazioni che penso tutti noi ci meritiamo. Elementi di successo di un'azienda sono, direi, cinque: l'azionista, i capitali, le risorse umane, l'organizzazione e il sistema azienda. Bene, parlare di Sandro Frattini non posso che dire che è un grande uomo imprenditore e un valido azionista. Ha una holding forte, aree di business completamente importanti e di successo, vedi anche
la presenza qui a Villa Cora, dove sta investendo molto anche nella struttura alberghiera, e è un imprenditore che crede anche nel progetto Rifle, una storia. Rifle negli anni 1958 è stato uno dei primi jeans presentati nei mercati dell'est, dove a suoi tempi nel 1970, se non ricordo male, non era consentito poter importare materiali dagli Stati Uniti. Lo chiamavano Risisca, qualcosa del genere, che era la forma del jeans. È un progetto in cui io credo. Tra l'altro adoperavano il nome del brand per dire il riferimento del denim. Il riferimento del denim. È un progetto in cui credo, è certo che è stato necessario passare attraverso una discontinuità, soprattutto quella societaria, ma anche e soprattutto quella organizzativa, dove poter in tempi brevissimi poter formulare un cambiamento radicale di quello che è un metodo, approccio, sistema e cultura d'impresa. C'è una nuova rivoluzione, Rifle, Rifle, come volete voi, perché c'è chi lo chiama Rifle, questo brand conosciutissimo, una rivoluzione, sicuramente nell'abbigliamento ci sarà anche qualche novità. Ma di sicuro, noi pensiamo nel primo semestre di essere pronti a una rivoluzione di prodotto a giugno, in considerazione del turnover del management che entrerà, già è stato selezionato, competenza specifica sia nel campo retail sia nel campo commerciale, ma soprattutto stile prodotto. Avremo sicuramente un restyling anche del brand, al fine di trovare una sinergia adeguata a quello che è il suo segmento di mercato, cioè la grande distribuzione qualificata, il wholesale, poi il full price e anche il business degli outlet, che non deve essere una sovrapposizione, ma deve essere un business gestito e che non vado a calpestare, come vuol dire, quello che è lo sviluppo del wholesale. Complimenti dottore Antonio Arcaro, sicuramente sarà un nuovo sviluppo, Rifle è un grande marchio, diventerà ancora più forte grazie anche a questo signore. Sandro, Quadrado è un uomo alla moda? È un ragazzo alla moda? Assolutamente sì. Va di moda, va di moda. Certamente, più forte giocatore che abbiamo. È vero. Quadrado, ci dai delle gioie stupende? No, sì, contento, no? Sempre cerco di fare il mio lavoro, lo faccio sempre con allegria e questo penso che è lo che mi fa stare sempre bene. Beh, con un paio di jeans e Rifle si va ancora più forte, lo sai, già corre tantissimo, quelli fanno correre. Se l'ha fatto? Ci penserà Antonio subito. Volevo dire questo, ci penseranno loro. Sì, no? Perché già corre molto, con quelli corre ancora di più. Esatto, no? Esatto. Non ha bisogno. Ma è un tifosissimo da Fiorentina, Sandro, sì, lo sai che sono quelli proprio. È il primo amore, no? Cioè, sì, Fiorentina e Rifle sono gli amori suoi della sua vita, capito? Sì, sì, mi stavano raccontando. Sono venuto con tanta voglia, volentieri, no? E allora siamo qui. La Rifle è un brand da champion, ma la Fiorentina arriverà in champion. Magari, speriamo con l'aiuto di Dio arrivarci. Ci arriveremo, vero insieme, Sandro? Ce la facciamo insieme. Come va? L'uomo più planetario che ho conosciuto, vero? Sì. Questo è Planet TV. Planet TV, certo. Planet storico programma. Ti piaceva te Planet, vero? Di Planet. Ma possiamo dire di Radio Planet? Radio Planet, 13 anni fa, 14 anni fa. Lui ha cominciato a Radio Planet, una radio dove c'ero io, poi dopo lui ha preso la sua strada, ha allungato il cammino, è andato verso Milano e esatto. Sei a RTL. Esatto. RTL. Che è anche tua, penso. Lo sai, no? È anche tua. È quello, come fai io? RTL è mia. RTL è anche mia, è un po' di tutti. Senti, allora che fai? Ti vesti Rifle, vero?
Assolutamente sì. Ah, ok. Sì, c'è anche l'intimo. Anche l'intimo. Ascoltiamo su RTL? Sì, tutte le mattine, dalle 9 alle 11, quindi è un disastro. No, la sera, dalle 9 a mezzanotte, il sabato e la domenica, con la Sara, con l'avventura. Sì. La mattina, diciamo, c'ho due giorni liberi, che sono il mercoledì e il giovedì. Allora, dalle 9 alle 11, RTL in tutta Italia, Carletto! Oh, ciao ragazzi, amici di Planet TV, mi raccomando, sempre, tutti i giorni, mandi 26.000 reti. Sempre, tutte le parti, esatto. Lo vedi anche a Milano, perché noi siamo sui social, certo. Vicino a Terrestri. Ma anche su internet. Su internet. Poi scarico il podcast, anche, su YouTube. Su YouTube, no, ma le repliche su YouTube. Su Vicino a Terrestri, TV, il canale 165 lo vedi. Ah pure, e su YouTube, Su YouPorn anche. Anche su YouPorn. Ora, con te. Ho detto, cavolo. Comunque, viva la Rifle, vero? Certo, assolutamente sì. La ecco, domanda, è la Fiorentina, stasera allo stadio. Domanda, ma è rifle o rifle? Se uno vede a sinistra, rifle, vede a destra, è rifle. E con questo quesito vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Planet TV.